I diritti delle persone con disabilità sanciti dalla Convenzione ONU sono stati al centro del convegno nazionale Il mio è un diritto, promosso ad Ancona alla Mole Vanvitelliana dal Centro Papa Giovanni XXIII in occasione del 25° anno dalla sua fondazione. Inclusione sociale, parità di trattamento, pari opportunità, non discriminazione, vita indipendente sono stati i temi sul tavolo. Un confronto che ha coinvolto le organizzazioni del territorio, le istituzioni che si occupano a livelli diversi della disabilità e che ha visto anche il contributo della Ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti e della Ministra per la disabilità Erika Stefani. Nel nostro percorso è un degno compleanno, perché oggi parleremo della Convenzione ONU per le persone con disabilità, affrontando tutto quello che è appunto un diritto nei vari temi e settori della società, la scuola, il lavoro e lo stare insieme agli altri anche, quindi è un appuntamento importante per noi. La Convenzione approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e ratificata dal Parlamento italiano nel 2009 rappresenta una pietra miliare a livello internazionale su questo fronte, ma nonostante l'importante strumento per i diritti, il nostro paese sembra avere ancora molta strada da compiere. Nelle Marche, io non ho il panorama di tutte le Marche, posso dire per la città di Ancona c'è ancora molto da fare, ma su una serie di interventi noi abbiamo investito. Sui progetti di vita autonoma, per esempio, siamo riusciti a concretizzare almeno un paio di appartamenti attrezzati in modo tale che persone anche con gravi disabilità possano sperimentare vita autonoma, ovviamente con gli assistenti personali, eccetera. Così come altri interventi che riguardano l'abbattimento delle barriere architettoniche, c'è tantissimo da fare, ma noi in tutti i progetti di opere pubbliche che stiamo facendo, tutti, c'è inserito anche ovviamente l'abbattimento delle barriere, e così mano a mano che la città viene riqualificata vengono anche affrontati questi problemi. C'è però ancora tanto da fare. Tante sono le battaglie, quali sono le più importanti? Le più importanti secondo noi è per quanto riguarda la vita indipendente, perché con la vita indipendente è possibile avere l'assistente personale e vivere anche autonomamente nella propria abitazione con i progetti di vita indipendente. Per noi la priorità in questo momento e c'è bisogno quindi di più fondi sia a livello regionale che nazionale, perché con questi fondi è possibile pagarsi l'assistente personale. Quindi questo è uno dei tanti diritti che una persona disabile ha, quindi anche questa opportunità di questo convegno è anche per questo motivo.